Grazie. Ma forse per me si dovrebbe intitolare tra la carta, il web e la carta, perché io ho fatto per 10 anni il redattore di quotidiano, poi ho aperto un mio sito, il primo quotidiano online della mia città, e poi dopo sono tornato a dirigere un giornale cartaceo. E la mia esperienza, quindi, diciamo, è un po' borderline, ho provato a fare sia il cartaceo che non, e posso dire che per quanto riguarda l'online ottenere un riscontro, proprio perché è gratis, è abbastanza facile. Prima Anghilante citava i numeri, ma Verbania, città di 30.000 abitanti, noi in un anno eravamo arrivati ad avere 40.000 visitatori unici al mese. Però poi quando sono andato a fare il direttore di Ecorisveglio, devo dire che nessuno mi ha offerto nemmeno il fatturato, cioè il mercato non c'è ancora. E, per cui questa è la mia esperienza, quindi un'esperienza che poi ho cercato di trasportare a Ecorisveglio, e infatti da circa un mese quello che prima era un sito prevalentemente vetrina l'abbiamo trasformato, cercando di mettere contenuti di cronaca che tanto sarebbero bruciati dopo 5 minuti dall'altro sito, piuttosto che dalla televisione o dal quotidiano il giorno dopo, essendo noi un bisettimanale, ma in realtà un settimanale perché abbiamo due edizioni diverse in base alla zona di uscita, e quindi puntando molto su quelle notizie lì, la breaking news di cronaca, magari qualche appuntamento, qualche segnalazione, e un po' anche rilanciare magari quei servizi in esclusiva che abbiamo solo noi. E la risposta c'è stata, perché i contatti sono notevolmente aumentati anche solo in un mese, e ovviamente poi la diffusione sui social network, eccetera. Io, se devo dire la mia per quanto riguarda il futuro dell'informazione, io userei una metafora che è quella dell'enogastronomia. Se vi ricordate, negli anni 80 ci fu il boom del fast food, no? Arrivarono in Italia, aprirono le catene, i spaccaprezzi, insomma quello che gli americani chiamano il junk food, il cibo spazzatura, a basso valore nutrizionale, eccetera, arrivò frutto di una bulimia per cui bisogna sempre mangiare di più, eccetera. Ecco, io credo che il mondo dell'informazione si stia assistendo un po' a questo, col fenomeno di internet, cioè a una informazione a basso contenuto, se vogliamo. C'è quest'ansia di avere subito, sapere l'ultimo aggiornamento, l'ultimo tweet, ma come rispondere? Beh, il mondo enogastronomico appunto rispose con movimenti come può essere quello del Carlin Petrini, con lo slow food, cioè dicendo puntiamo sulle tipicità, sui prodotti nostri tipici, rivalorizziamo le nostre specificità, oppure facciamo delle scelte di prodotti che rispondono a criteri etici ideali, se pensiamo a tutto il movimento invece legato al biologico, al vegetarianesimo, eccetera. Ecco, io credo che anche il futuro informazione debba puntare sulla tipicità, quindi noi come informazione locale credo che dobbiamo farlo, e eventualmente su alcune nicchie di specializzazione di settore di interesse. Però è ovvio che le osterie di una volta, in molti casi, hanno chiuso. Le osterie che abbiamo adesso sono delle osterie che puntano ancora sulla tipicità, ma che cosa hanno fatto? Hanno fatto degli investimenti, hanno fatto investimenti nel marketing, nel modo di comunicare, nel confezionare il prodotto. Noi credo che dobbiamo ritornare anche a fare un lavoro di questo tipo, cioè adattare i nostri mezzi, anche i nuovi mezzi, però a difendere un marchio. La notizia che sia importante per il lettore se la legge sul cartaceo, sul telefonino o dove la legga, l'importante è che riconosca che arriva da una fonte autorevole, perché è la testata del territorio. Dobbiamo difendere quello che gli esperti di marketing chiamano il brand, il marchio, e io credo che per farlo ovviamente questa cosa dipende dalla qualità di informazione che riusciamo a offrire ai nostri lettori. Per cui io credo che anche i social network, per esempio, anche i social network, per esempio, dovrebbero riuscire
a creare comunità, ma comunità reale. Settimana scorsa, mi sembra, Eco nella sua ultima bustina commentava il successo dei festival letterari, per esempio, e diceva, cosa diceva? Diceva che fondamentalmente perché questi, c'è comunque sempre un bisogno di socializzazione che non si esaurisce con la socializzazione virtuale, perché alla fine va bene farle conoscere, va bene fare conoscenze su Facebook, ma poi alla fine io voglio ritrovarmi magari in piazza. E allora, ecco, secondo me il futuro dei giornali è anche quello, credo, di diventare promotori di socializzazione, di eventi, insomma, redazioni aperte in questo senso. Noi per esempio abbiamo recentemente lanciato un'iniziativa del caffè redazione, e quindi, cioè, chi vuole viene a condividere la macchinetta con noi redattori, questa specie di, non so se girano un camera caffè su di noi, ma insomma è questo. Aspetta. Prego. Bene.